Senza sosta arrivano dalla Libia su imbarcazioni di ogni tipo. Nelle ultime ore almeno 800 profughi sono approdati a Lampedusa, altri 400 a Pozzallo. Qui è stato anche identificato uno scafista, un 27enne del Gambia, che ha confessato di avere condotto uno dei tre gommoni che componevano una piccola flotta e di averlo fatto perché l'organizzazione libica gli ha consentito in cambio di viaggiare gratis. Nella sola giornata di domenica si sono contati 2.225 nuovi arrivi, segno tangibile che la tensione nelle acque del Mediterraneo ha raggiunto livelli altissimi, come ieri, quando alcuni scafisti armati di Kalashnikov hanno minacciato, sparando alcuni colpi a pelo d'acqua, i marinai di una motovedetta della Guardia Costiera impegnati in un'operazione di soccorso davanti alla costa di Tripoli. I banditi volevano indietro un barcone sul quale avevano appena viaggiato un centinaio di migranti, tutti salvati dai marinai italiani. Il personale della motovedetta ha agito con grande coraggio ed equilibrio, valutando il rischio di una reazione, avendo tante persone a bordo della motovedetta e non dovendo e non volendo mettere a rischio assolutamente la vita di questi migranti che si trovavano ormai salvi a bordo della nostra unità. Quindi si è lasciato andare via questa gente con il barcone e si è tutelata la vita di quelli che erano già stati tratti in salvo. La priorità per ora rimane dunque quella di salvare vite umane, questo malgrado il nostro paese si trovi coinvolto su un doppio fronte di emergenze, i flussi migratori e la lotta ai jihadisti che dalla Libia minacciano Roma e l'Italia. Secondo i servizi segreti, in Libia in questo momento vi sarebbero 600.000 stranieri sistemati in diversi campi di raccolta e pronti a imbarcarsi. Destinazione Italia, la stessa dei 29 migranti morti per ipotermia il 9 febbraio scorso e dei quali in questi giorni si celebrano le commemorazioni funebri in diversi cimiteri o chiese dell'Agrigentino, come a Canicattì, dove per tre di loro, anonimi, morti in mezzo al mare, la chiesa di San Diego si è riempita per celebrarne le esequie. Torniamo adesso sul doppio attacco terroristico di sabato in Danimarca, a Copenaghen, attacco che ha provocato la morte di due persone, una in un caffè mentre si parlava della strage di Charlie Hebdo e l'altra in una sinagoga. L'attentatore è stato ucciso e sarebbe stato identificato dalle forze dell'ordine, si tratterebbe di Omar Abdel Hamid El Hussein, 22 anni, già noto all'intelligence. Altre due persone sono state arrestate, come ha confermato stamattina la stessa polizia danese. Sul luogo dove la polizia ha battuto il presunto terrorista sono stati deposti fiori, fiori per le vittime ma anche per lo stesso responsabile dell'attacco. Cambiamo argomento adesso, oggi riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles, riunione ancora in corso per decidere le sorti della Grecia. Non abbiamo bisogno di soldi ma di tempo, sono le parole di Alexis Tsipras alla vigilia. Giorgio Schiavoni. Andare avanti come se niente fosse, questa è la linea dei 18 dell'euro nei confronti della Grecia. L'Eurogruppo straordinario di oggi, il terzo in 8 giorni, è ancora improntato all'uno contro tutti. Tsipras chiede di cambiare le carte in tavola, ma gli altri gli dicono di no. Quantomeno non ora, non subito insomma. Vogliono un'estensione del programma di aiuti in vigore fino a fine mese, con annessa supervisione della Troica e una prosecuzione degli impegni già presi. Se a un compromesso si arriverà, dunque, ci vorrà del tempo. Si parlano linguaggi ancora molto distanti e c'è bisogno di un clima di maggiore fiducia reciproca. Il governo di Siriza deve mettere sul tavolo dei sostanziosi e convincenti elementi per indurre gli altri a prestargli altri soldi senza condizioni. Particolarmente dura ancora una volta la Germania, che per bocca del suo ministro delle finanze Schäuble ha dichiarato irresponsabile il nuovo esecutivo ellenico. Più sfumati i toni degli altri, dalla Francia alla Commissione Europea, però il messaggio è uno solo: mostrate buona volontà nei nostri confronti e vi daremo fiducia. I primi a fare un'apertura insomma devono essere i greci, pensano i partners dell'euro. Tsipras invece ritiene che si debba procedere diversamente. Viste le difficoltà enormi in cui si muovono i greci, l'Europa deve aiutarci subito concedendoci un po' di tempo in più e maggiore libertà. All'orizzonte si profila un'ennesima riunione dell'Eurogruppo, già venerdì. Ci vuole più tempo. Servirà a Tsipras per spiegare all'opinione pubblica ellenica il perché di una retromarcia in attesa o agli alleati europei per escogitare qualche meccanismo che permetta loro di salvare la faccia senza compromettere i fragili equilibri su cui si regge la moneta unica? Già tra 2 settimane comunque non ci sarà più neanche un euro nei forzieri di Atene.